L'operazione Artemisia, che ha portato oggi all'esecuzione di 35 ordinanze di custodia cautelare, giunge a conclusione di una complessa attività investigativa condotta dalla compagnia di Palmi sin dal dicembre 2006, all'indomani dell'omicidio del boss locale Domenico Caglioti, sull'invasiva contaminazione di agguerrite cosche di 'Ndrangheta in lotta per il controllo del territorio del comune di Seminara nel Reggino. Particolari dell'operazione sono stati resi noti nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, alla presenza del procuratore aggiunto della Repubblica della Città dello Stretto, Michele Prestipino, che insieme al sostituto procuratore Roberto Di Palma ha diretto le indagini. Nel novembre 2007 le indagini avevano portato all'arresto di 13 persone, tra cui l'allora sindaco di Seminara Antonio Pasquale Marafioti, il vice sindaco Mariano Battaglia e Rocco Antonio Gioffrè, capo dell'omonima cosca della 'Ndrangheta. Sette dei tuttora detenuti figurano anche tra i destinatari degli odierni provvedimenti restrittivi, accusati di aver condizionato le elezioni comunali del maggio 2007 per il rinnovo dell'amministrazione di Seminara, poi sciolta e commissariata per le accertate infiltrazioni della criminalità organizzata. La conflittualità tra opposte fazioni mafiose si era poi tradotta in una serie di fatti di sangue che avevano riacceso una faida che già negli anni 70 si era consumata in quell'area, sui quali le indagini dei carabinieri coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria hanno fatto luce, portando all'emissione delle misure cautelari in via di esecuzione. Il comune di Seminara dopo gli arresti fu sciolto ed è tuttora commissariato. Le 35 persone sono indagate per i reati di associazione mafiosa, omicidio, tentati omicidi, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e altri reati.